Ragazzi, buon Godday e bentornati incredibile sulla Sus Run con il nostro Sus incredibile nel variopinto mondo pericolosissimo di Elden Ring, pazzesco assurdo. Guardate che bravo, magliettina nuova, nuovo giorno di registrazione, incredibile, ve lo dico. Questo probabilmente sarà l'ultimo giorno di registrazione dove potrò registrare forse anche 3 video di Elden Ring, perché come vi ho raccontato negli scorsi video di Elden Ring, io mi ero registrato parecchi video di tutte le serie e mano a mano ve le sto mettendo sul canale incredibile, e questo ha portato ad avere più o meno 2 settimane dove ho registrato praticamente quasi 20 episodi di Elden Ring e mi sono goduto appieno per la prima parte questa blind run incredibile, che ovviamente continuerà, però devo un attimo recuperare tutti gli altri video, tutte le altre serie incredibili. Ragazzi, cosa ho fatto off camera? Ho fatto un livellino, siamo livello 178 e finalmente abbiamo 55 a vitalità, quindi abbiamo 1800 HP. Secondo voi cambierà questa cosa nel gameplay? Assolutamente no ragazzi, perché intanto gli schiaffi li prendiamo lo stesso. Ho portato ovviamente a 24, come avevo promesso l'altra volta, la bottiglia di profumo elettrico, perché sapete che Sus adora essere un profumiere, e gli ho messo la cenere di guerra di Oralu. Io ragazzi non me lo ricordavo mai nella vita, ma fa un danno assurdo. Ho pure preso pistone brinato 2.0 che ci ha droppato quella belva incredibile, divina, fulminante, pazzesca, però non la posso mettere su questa qua, ci sono rimasto molto male. Però una cosa che voglio fare con voi, perché le ho comprate con l'anima di Rellana incredibile, potevo prendermi l'incantesimo, ma chi cavolo ci arriva a 72 a intelligenza, e allora mi sono preso le due spade gemelle incredibile, il loro moveset pazzesco ragazzi, perché vi ricordo una è magica e una è di fuoco. Le voglio testare un attimo, che tra l'altro hanno uno skilling pazzesco, scalano su 4 cose ragazzi. No vabbè ragazzi, wow. Ragazzi, vabbè, ma sono senza senso, ma perdonami. Tu ti metti in posa, se premi R1 fa l'attacco magico, se premi R2 fa delle robe col fuoco di Mesmer che non hanno senso. Allora dobbiamo andare qua, perché sinceramente non mi viene in mente un'altra strada. Giustamente Sus mi sta ricordando, noi avremo la strada verso nord, che è questa qua, che abbiamo solamente aperto la catacomba del Varco Nebbioso, ma non ci sono neanche entrato perché io speravo di arrivare a questa mappa, ma non ci sono mai arrivato. Quindi abbiamo questa strada qui verso un territorio oscuro e brutto, e poi abbiamo questa strada qui che ci porta a quello che io ipotizzo sia il castello di Mesmer, perché mi sembra il Legacy Dungeon più complesso di tutti. E qui sopra c'era un altro golem, il terzo golem, qui c'è una chiesa, insomma questo mi dà l'idea di territorio principale. Per il resto abbiamo esplorato tutto ragazzi, e qui c'è la parte delle montagne che non credo ci sia altro da esplorare, perché è tutto per arrivare a Bale. Qui c'è tecnicamente della roba, ma non so come ci si arriva. Vedete, qui ci sono tipo delle radici, credo, oppure sono la parte della montagna sotto. E poi c'è tutta questa parte qui che io ci sono rimasto un po' male, perché qui c'è la faglia che è chiusa, dove ci dovrebbe essere Trina. Qui c'è quest'isola che non so come ci si arriva. E qui c'è tutta questa zona che però è vuota, è inutile. Qui c'era il drago, qui mi pare che c'era il golem, che abbiamo eliminato, il secondo golem. Però non mi sembra, secondo me, che stiamo esplorando male, questo voglio dire. Ah, vedi, le radici continuano pure qua, però qui non so come ci si arriva in questa zona Sus. Quindi ragazzi, o vado su o vado qua. Quindi secondo me l'idea migliore adesso è andare qua e esplorare questo quadratone qua. Qui c'era il dragone che abbiamo eliminato, non mi ricordo se nell'episodio scorso o nell'episodio ancora prima. Oggi internet mi sta dando dei problemi ragazzi, sarà che si stanno scaricando un po' di aggiornamenti Sus, quindi vabbè. Quindi io quando li vedo continuo a pensare ci siano dei segreti ragazzi, ma tolti quelli che giravano attorno al mausoleo ignoto, tutti quanti ragazzi sono completamente inutili, non mi nascondono segreti, passaggi segreti, niente. Quindi qual è il loro scopo? Tipo le meduse, cioè dà fastidio e basta? E poi perché questi sono aggressivi a caso? Allora è il momento di provare il respiro di fiamma spettrale. Ma posso dire che mi aspettavo molto di più da quella roba lì? Posso dirlo, vi offendete? È il momento di provare le nostre amiche elettro. Ok, beh, giustamente sono nell'acqua, fanno più male. Non lo so ragazzi, queste creature per me sono un mistero, vero? Non capisco il senso di queste creature. Non lo so ragazzi, magari si scoprirà che tipo se le ammazzi tutte droppano qualche cosa, però boh, si sblocca un boss se li uccidi tutti, non lo so. Ma guarda chi si rivede! Ma queste non sono tipo quelle bestiacce chimere che stavano a Sepolcride? Ma guarda chi si rivede!
ma quanto siete belle, mi mancavate proprio. Vai, fulmine! Ah, un pochino meglio dell'altra volta, no? Sicuramente sono quelle che fanno più male. Questo è positivo. Sento il rumore di uno scarabeo. Ah, eccolo! No, speravo di colpirlo. Che peccato. Vabbè, metà vita con colpo, ragazzi. Si può fare. Grazie. Gli scarabei, potrei star dicendo una di quelle gaff potentissime, ma funzionavano come le lucertoline. Cioè, se io esco e rientro, magicamente tornano. O ricordo molto molto male io. Pietra forgiatura 1. Beh, molto utile, è una trappola praticamente questa affare. Vabbè. Siamo sicuri che l'ho mancato? Vabbè. E ora morirai. Ma è pieno di scarabei in questa zona? Ok. Eh sì, me ne manca uno, che fastidio. Che era tipo qua. Sono nel loro habitat naturale questi affari. Opla. Opla. Colpo incredibile. Top equilibrio. Ciao. Ok. Va bene. Bella trappola. Complimenti, From. Bravi. Appena stavo per fare la battuta con Aragosta bastava. No, 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 amici. Metà vita con colpo, eh. Ragazzi, moriremo, sa? Della serie, quando dici che una ragosta non basta proprio, eh? E sono anche dure. Potremmo farcela, eh? A eliminarle, tipo. Ora. Fa niente. Ah, perfetto, mi ha preso nell'animazione. Ragazzi, vi ricordo che sono delle aragoste, eh? Per me è assurdo. Sono incredibili, sono veramente mistiche. Io mi immagino il tipo che ha detto: ma perché non facciamo delle aragoste che sono peggio dei grandi? Complimenti a Daring. Ok, meno una. Ok. Vediamo. Ah, ma guarda quanto è carina questa aragostina. Perché non te ne torni nello stagno, tesoro? Ragazzi, guardatela! Oh, e dai! Tesoro, avrai un limite anche tu, eh? E dai! No, io mi sorprendo ancora perché sono, ripeto, tra i nemici più assurdi che veramente From potesse mai immaginare, delle aragoste, ragazzi. E tutto questo è stato anche completamente inutile perché non ci sta niente qua. Tranquilli, ragazzi, me lo ricordo che devo uscire e rientrare per quello scarabeo, eh? Che mi dropperà l'ennesimo materiale uguale. Ok, meno male che non peccano di intelligenza. È il momento della fuga. Sono tre addirittura, tre moschettieri, ragazzi. Ok, proviamo a eliminare questo. Ok. Va bene. Ah, ho colpito il cavallo. Beh, giustamente, sono a cavallo. Ok, con calma. Carina quella cosa. Ah, ho fatto una cazzata. No, invece no. Ok. Sì. Ok. Frammento di osso benedetto. Ah, ma quindi è proprio una roba che droppano qua. Ok. Ok, usiamo un pochino queste, ragazzi. Lo so, mi starete urlando che perché non le usi? Avete ragione. È la sicurezza di usare le armi che conosci, ragazzi, solo per quello. Però devo dire che fanno... Che paura! Fanno un danno maggiore di quelle altre. Sì, stiamo girando attorno a questo accampamento sus. Ok, quello è morto.
No, il cavallo non ci attacca, vabbè, lo possiamo lasciare vivo. Ti immagini cavalcare i cavalli così a caso, sarebbe figo. Quello è morto. Beh, da lontano però sus, devo dire che è uno sniper perfetto, eh. Proprio uno sniper sus. Lancia da soldato di Mesmer. Però cavallino, mi ha fatto prendere un infarto. Vai via, va. Ragazzi, mi ha fatto prendere un colpo perché sentivo cose che si distruggevano, dicevo che diavolo c'è, ed era il cavallo che mi seguiva in maniera sus. Sì, diciamo che sono un po' sus questi soldati. No, quello è proprio andato via. Lì c'è un altro lago, ragazzi. Mi fanno vedere sti cavalli che pascolano così, felici e contenti. Rovine di Mort. Ok, questo mi dà l'idea di area sus. Ragazzi, vi giuro sul godo, non l'avevo visto che c'era un NPC. Assomiglia al tizio che ci aveva lasciato quel foglietto una marea di episodi fa, che però ci voleva sfidare. Lo ricordo molto 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 male io, ragazzi. Non ritroverò mai il foglietto, però avete capito, ragazzi. Qui abbandoni i brandelli del mio corpo. Vabbè, sempre la stessa cosa. E c'è un tizio sus. Allora, tu sei sus perché sei palesemente un monaco sus. E mi hai lasciato un foglietto. Tra l'altro sembra Patches, non so voi, però va bene. E mi avevi lasciato un foglietto sus, amico mio. Questo ha delle brutte intenzioni. Non mi parla? Allora, scusami, amico, io non lo voglio colpire, eh. Mi devo ritrovare quel foglietto, scusatemi. Dov'è quel foglietto sus? Una lettera con un breve messaggio, illustrazione di un monaco a mani giunte. È lui palesemente. Cercami a Oriente, se desideri perseguire la via del guerriero. In quel luogo potrai sfidarmi a Tenzone. Ogni parola è superflua. E vabbè, amici, ma io non lo so. Cioè, ogni parola è superflua. Ragazzi, io ho questi cavalli che mi seguono. Basta, cavallo! Cavallo, ti prego, mi fai venire ansia. Vai via, per favore. Ecco, vai via, cavallino, su. E amici, però io non so che fare adesso. Dane Foglia Morta. C'è pure un nome fighissimo. Aspetto, perché se lo colpisco magari, se no, faccio casini. Dritti andiamo dal golem, quindi aspetterei. Andiamo un attimo a vedere sto altro laghetto, va? Cioè, per carità, lui dice ogni parola è superflua. Quindi tecnicamente lo dovrei attaccare. Però, capito, ho paura di fare una cavolata. Un altro frammento. Quanti frammenti, però? Questo è senza testa, sempre. Sempre Marika senza testa. Girasole ombra. Ah, ma qui c'è roba, eh? Ok. Ok. Ammazza, hanno una resistenza al fulmine che... Beh, giustamente sto usando le armi dei profumieri contro i profumieri, quindi ha senso come cosa. Cura remota. E da qui vado in un'altra zona. Ah, vado a nord. Beh, quindi qui non ci andrei proprio, perché è proprio un'altra area incredibile. Va bene, ok. Girasole ombra. Reperibile presso l'albero d'ombra. Questi fiori velati d'ombra ricoperti di spine impenetrabili, come quello che protegge Mikala di spine, sono pervasi in una profonda sacralità, come l'albero d'ombra stesso. Attenzione, ragazzi. Primo miracolo dell'espansione. Incantesimo dell'albero madre scoperto nel regno dell'ombra. Lancia un proiettile verso un alleato distante che ripristina una notevole quantità di punti vita al tocco. L'albero madre veglia su chiunque, anche se distante e nascosto alla vista. Cura un alleato, quindi mi sta facendo capire che potrei curare tiche? Tipo? Non sarebbe male, eh? Non sarebbe affatto male. Ecco qua. Metà vita, ragazzi, come vedete i danni... I danni non scherzano. Ok, li potevo fare infatti un riposto a sti cosi? Ma mi ricordavo potessi fare i riposti, mi sa che ho perso l'occasione. No, sto facendo il giro attorno, ragazzi, perché secondo me mi sto perdendo qualche cosa in quest'area. Questo è chiuso, vuol dire che ci sono i sassolini sus da rompere. Ah, ma... Ah no, aspetta. Eh sì, dobbiamo rompere i sassi. Ma dove sono i sassi? Trovati! Ok. Però ragazzi, a questo punto sono curioso. Dove mi portano? Ok, mi portano sopra. E qui sopra è un'altra area ancora. Ok ragazzi, ammetto c'è più roba da esplorare del previsto, ragazzi. Con calma facciamo tutto. Dobbiamo andare qua giù adesso. E dobbiamo sì attivare... lo scarabeo, che mi sono perso. Che dovrebbe essersi ricaricata l'area, quindi tecnicamente lo scarabeo dovrebbe essere tornato. Si entra pure? Sono morto?
pensavo di essere morto male. Un'altra di queste? Oh no, ragazzi. Allora, c'è una parte di me che è molto felice che ci sia un altro di questi rovine delle forge assurde. Questa come si chiama? Rovina della forgia dell'antico meteorite. Questa si chiamava afflusso lava delle rovine della forgia. Quindi questa c'è cioè pure il meteorite di mezzo, va bene. Però sus, ragazzi, vuol dire che ci sono di nuovo i golem, quelli sus. Quei golem io non li uccido, per il semplice fatto che sono in assoluto il nemico più counter per sus che esista, perché questa lancia contro quei golem è completamente inutile. Secondo me quei golem, se li vuoi fare fuori subito, ci devi andare cattivo, tipo con delle, non lo so, non sono deboli a niente, forse armi pesanti, secondo me sì. Forse armi pesanti li distruggi, ma con la lancia, ragazzi, avete visto, ci metto 2000 anni per rompergli l'emblema che hanno nel culetto. Quindi vorrei evitare di, come dire, rimettermi a fare la sofferenza dello scorso episodio. Vieni qui! No, no, ti pre... Vieni qui! Oh, e che cavolo. Cenere di guerra, lancio perforante. Lancio perforante, scaglia l'armamento con una potente rotazione permettendo di trapassare i nemici e di raggiungere una distanza maggiore usabile sul lame da lancio. Ok, praticamente... sì, lanci gli oggetti. Figo. Rovine della forgia numero 2. Mi sa che concluderemo l'episodio, ragazzi, con l'esplorazione di queste rovine sus, mi sa, eh? Ci sarà un boss? Non lo so, mi sa che non ci sono boss, secondo me, in questa zona sus, lo sai? Oppure le rovine sono fatte... proprio programmate per non avere boss? Ci sono queste bestiacce. Lancia forgigrafata. Non avevamo trovato nelle altre rovine un'altra arma forgigrafata? Sì, mi sa di sì. Sì, coltellini da lancio. È vero. Che si chiamavano proprio coltelli da lancio forgigrafato. Ha senso. Esegue un attacco potente. Un attacco potente in scatto o un attacco potente a cavallo per scagliare la lancia. Fichissimo, una lancia che puoi lanciare. Ah, incompatibile con le ceneri di guerra che forniscono abilità con affinità. Normalissima lancia che però... bisogna vedere quanto danno fa, ragazzi. Ah beh, l'affondo è spicy però, eh. L'affondo è bello tosto. Ragazzi, mi attira tanto, però devo capire quanto danno fa. Se tipo fa dei critici fuori da ogni concezione logica. Ok, però sus, coltellini da lancio sono veramente originali come cosa, quindi sinceramente porterei sopra quelli. Beh, immaginavo si apriva sta porta, perché insomma, o era un muro invisibile o era una porta spicy, quindi una delle due. Complimenti signore per la mira. Sono tornate le nostre amiche lacrime. Guarda come... no vabbè, volevo fare una cosa più epica, però non fa niente. Oh, golem! E questi ragazzi, come vi ho detto poco fa, li skipperemo. Consiglio utile per me? Colpisci dove fa più male. Pensavo mi dicesse scappa via. Bello, questo addirittura mi lancia proprio la lava. Bello sei. Guarda, sei talmente bello che non ti uccido. Non so perché mi immaginavo una cosa del genere. Ah, mi segue però. Questo è un problema. No ragazzi, ve l'ho detto, vorrei evitare quei golem. Sono in assoluto il counter di sus, proprio. Sì, l'ho visto. Ok. Sono due golem molto arrabbiati, ragazzi. Io come al solito, io scapperei la velocità della luce. Allora, sperando che non salgano le scale, cosa che, insomma, spero non lo riescano a fare. Ma che simpatico che sei, eh? Ma sono io? O sta accarezzando quell'affare? E tra l'altro mi è rimasta l'animazione che sta accarezzando il niente, perché... vabbè, avrebbe senso però se accarezzassero questi slime, no? Cioè, sono slime di lava. Loro sono golem di lava. Non dico... insomma, potrebbe aver senso come cosa, no? Ma guarda che carino, sta accarezzando il niente però. E giustamente si è triggerato perché gli ho ucciso l'amico. Vabbè, ha senso come cosa. Dai, ce n'è uno palese nascosto? No, invece no. Ma pensavo ce ne fosse uno nascosto. Ah, c'era il trappolone degli slime. Bevo. Ok, via. Ok, amici. Siete simpatici. Adesso preparatevi a soffrire un po', eh. Marcescenza sus, incredibile, pazzesco e assurdo. Eh?
respiro della fiamma su questo, amici miei, farà del male cosmico ai vostri culetti di lava. Vabbè, neanche troppo, sinceramente. Ok, ho calma. Credo di aver preso tipo un talismano, però non so neanche che cos'è. Ok. Ok. Molto bene. Talismano della forgiatura. Talismano raffigurante un antico martello da fabbro. Beh sì, effettivamente assomiglia a un martello. Potenza di attacchi con armi da lancio. Ah, carino. Quindi questo più coltellini cominciano a fare un danno spicy. Però magari anche questa cenere di guerra, che tra l'altro si trova qui fuori, beh, ok, potrebbe aver senso. Nell'antichità la forgiatura era un atto divino e i fabbri interpretavano i messaggi nascosti tra le pieghe dell'acciaio fuso per infondere un'anima alle armi. Non c'era il gigante di Anorlondo, tipo, che diceva una roba proprio sulle divinità e il fatto proprio dei metalli? Potrei ricordare molto molto male io, però secondo me è una roba che abbiamo già sentito, eh? Ma quanto sono carini quando dormono. E infatti non li voglio uccidere, ragazzi, secondo me sono dei patati, veramente. Ah, che bel trappolone, eh? Chakram forgigrafato? Ma quanto siete belli, amici? No, tranquilli, tranquilli, vi lascio vivi, guarda. Lama rovesciata circolare incisa con una forgiografia bellissima. Esegue un attacco potente per lanciare la lama rovesciata con una traiettoria d'arco, incompatibile con le cene di guerra che forniscono abilità 1 affinità. Punto cieco, si porta nel punto cieco del nemico con uno scatto per poi dilaniarlo dal fianco. La direzione premuta determina da che lato colpire. Queste sono veramente bellissime, mi sa, fammene un po' vedere. Beh, mi danno l'idea di uno stile di combattimento veramente aggressivo, ragazzi. Che figata, ne lancia due. Ecco a che serve l'altra leva. Cioè, è una prova di coraggio, praticamente. Devo salire sul portone. No, cavolo, peccato. Che peccato, mi sono distratto col gigante, ma dai. Eccoci qua. Opla. Ah, il gigante adesso è lontano, perfetto. Ok. Molto bene. Ah, un altro di questi cosi? Ah, ma quindi nel finale di ogni dungeon così ci sono queste forge giganti sus dove ci trovo le armi? D'altra parte ci ho trovato il martellone. Che ci trovo a sto giro? Un bazooka? E sono leggendarie, ragazzi. Le armi leggendarie di questa espansione si trovano nelle forge antiche. Spadone di metallo meteoritico antico, vabbè. Ma poi fammi capire, ma sono tutte armi forza? Ma perché qualche arma destrezza no? Una bella katana del fulmine dorata, no? Tutte armi colossali di forza. Cioè, il martellone era letteralmente una forgia con un bastone ficcato. Questo è un mega spadone. 35 a forza, ovviamente. Spadone di antico metallo meteoritico dalla punta acuminata. Ricavata dai resti riesumati di una punta di freccia. Parte dell'arsenale delle divinità antiche. Un'arma dalle elevate capacità perforanti che cele negli attacchi in affondo. Quindi è un mega spadone d'affondo colossale. Wow. Carica algida, lo so ragazzi, non dovrei ridere, però quando ho letto carica algida mi è venuto in mente il cornetto algida, lo so, non ha senso, però il mio cervello è anche fatto così. Evoca una luce bianca dalle fessure dell'antico metallo meteoritico, da cui è composto lo spadone, ok, e attinge al suo potere per trafiggere i nemici con un attacco in carica. Premi di nuovo per far esplodere la luce. Sembra una roba fuori da ogni concezione logica e la testeremo incredibile adesso, così, tanto per concludere l'episodio, va bene. Quanto danno fa su sta cosa? Beh, giustamente non fa un cazzo perché è più zero. Vabbè, testeremo su di lui l'abilità di quest'arma, che a quanto pare è la roba più spicy. Ok, vai. Tutto qua. Ah, ma perché non ho le caratteristiche? Non lo posso provare. Cioè, è un mega scatto, ma non posso fare le robe perché giustamente non ho le caratteristiche. Che fregature, eh. Vabbè. Ma io dico, qui c'è Sus pronto al combattimento e tu che fai? Ti guardi le mani? Ma chi sei tu con quel collanone, Sus? Ma io non lo so, prima ci manda i fogliettini e ci dice di aspettarlo per fare il passo del guerriero, anche se lui dovrebbe affrontare Sus perché lui non è forte come Sus, incredibile. E poi si mette qui a aspettare, ma sta pregando, ha un nome Sus e agisce in maniera Sus, ragazzi. Adesso si farà arrabbiare di nuovo Sus. La vedete la lancia di Sus? Come l'ho detto, Sus non ha la lancia, c'ha le ampolline. Le vedete le ampolline? Ecco, pensate dove gliele metta quel tizio laggiù, incredibile. Ragazzi, con questo Sus arrabbiato nei confronti di questo personaggio Sus che non sta rispettando il nostro Sus, ragazzi, incredibile, direi che questa puntata incredibile di Enderin può finire qua. Ragazzi, che Dio sia con voi e ci vediamo al prossimo episodio.